Sto scrivendo un libro. E per quale ragione? Va bene, non è importante, lascia stare. Ora mi ha incuriosita, forza, racconta. Un libro per fare cosa? Alcuni editori mi hanno contattata. La Gremillard è una casa editrice prestigiosa. Sono impressionato dal suo libro. Mi sono detta, se lei può farlo, perché io non posso? Infatti, mi darò alla scultura. Sono un vulcano, sono piena di idee. Paul Valéry disegnava prima di scrivere. Rimbaud prendeva l'occhio. Io invece pulisco gli stipetti. È fantastico. Non puoi inviarlo agli editori. Il marito è un imbecille. Mi riconosceranno. C'è un cavallo là dentro. Cerco di tirarlo fuori. Davvero c'è un cavallo là dentro? Deve annoiarsi a morte. Molto meglio un pony. Farò prima. Sento che la letteratura è fatta per me. Mi fa impazzire che le rubi la mia arte. Vuoi essere il mio primo lettore? Tra un attimo, stanno per dire chi è l'assassino. Ho scritto un libro e sta andando bene. Ho trovato la mia strada, a quanto pare, tra i fornelli. Ho fatto un'intervista per la TV, ma credimi, non è che un hobby. Non posso accettare i tuoi regali. Non posso essere un mantenuto, proprio no. Stavamo bene anche prima o no? Prima era semplice, prima mi ascoltava. Adoro il suo libro, possiamo farci una foto? 250.000 copie vendute, e sarebbe un hobby. Ho tantissime foto con te. Sciocca. Potrei venderle. Non è che per caso sei un po' invidiosa? Assolutamente no! Però i bonsai giapponesi è anche un'arte. No. Se viene pubblicata lei, per me non ci saranno problemi. Non credi che Lea si sia un po'... ingrassata? No! Montata la testa? Ah beh, perfetto, l'hai notato. Lo dici anche tu.